la tua gloriosa potente cerciale. Che porta guarigione, che porta miracoli nel nome del Signore Gesù. Vogliamo negare demoni di incredulità, demoni di religiosità nel nome di Gesù. Noi questa sera li leghiamo, li ordiniamo che lasciano questo luogo nel nome del Signore Gesù. E ti chiediamo, Spirito Santo, di toccare le persone, tutte le persone che passano, tutte le persone che sono dentro le gallerie. Ti chiediamo nel nome di Gesù, visita, Signore, questo luogo, usati di noi nel nome del Signore Gesù Cristo. Vogliamo vedere miracoli soprannaturali compiersi in mezzo a noi nel nome del Signore Gesù. Ti chiediamo tutto questo. Chiama, Spirito Santo, persone a te nel nome di Gesù Cristo, Signore. Chiama persone a te, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Chiama persone a te questa sera. E mentre noi, Signore, innalziamo lodi a te, ti chiediamo, Spirito Santo, di muoverti con potenza nel nome del Signore Gesù Cristo. Benediciamo questo centro commerciale, benediciamo le gallerie, benediciamo tutte le persone che sono su questo luogo. Benediciamo, Signore, la vita di ogni partecipante, di ogni fratello, di ogni sorella che è qua. E ti chiediamo che ciascuno di noi possa essere un luminario, Signore, possa essere una luce su questo luogo nel nome potente e glorioso di Cristo Gesù, il Signore, il Re del Re. Noi dichiariamo miracoli soprannaturali questa sera, dichiariamo il potere e la visitazione tua, Spirito Santo, questa sera in questo luogo nel nome potente del Signore Gesù. Amen e amen. Vogliamo lottare questa sera. Credo che accadranno miracoli questa sera. Amen. Non so con precisione quello che lo Spirito Santo farà, ma una cosa sento nel mio cuore, che questa sera è una sera di miracoli. Accadrà qualcosa di straordinario. Accadrà qualcosa di straordinario questa sera. Così loda il Signore, aspettati di tutto, che lo Spirito Santo manda delle persone questa sera, e che tante persone che passeranno da questo luogo saranno toccati, perché la presenza di Dio non può essere contenuta dentro un locale, ma credo che lo Spirito Santo si muoverà con potenza nel nome di Gesù. Noi dichiariamo questo, lo crediamo e lo riceviamo nel nome di Gesù. Amen e amen. E faremo
Ciò che farà mentre ho
Fatta la tua volontà.
Tu sei davvero
Nessuno
ed entrati dentro non trovarono il corpo di Gesù.
ed erano perplessi. Dice che due uomini si avvicinarono e gli parlavano e gli dissero: ma perché cercate il vivente tra i morti? Non vi ricordate quello che lui vi aveva detto tanto tempo fa, che lui doveva morire e altresì doveva risuscitare? Ed erano molto perplessi, addirittura ritornarono a casa e gli raccontarono quello che avevano visto a Pietro, e Pietro corse anche lui subito al sepolcro per vedere se realmente le cose stavano così. E Pietro rimase perplesso perché non trovò il corpo di Gesù, e quindi trovò soltanto le lenzuola piegate là, ben ordinate. E poi la Bibbia parla dei due discepoli che camminavano sulla via di Emmaus. Lo voglio leggere insieme a voi, perché ci sono delle cose molto forti in questo passaggio della scrittura. Dice: or ecco, in quello stesso giorno due di loro se ne andavano in un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, ed essi parlavano l'un l'altro tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Ed egli disse loro: che discorsi sono quelli che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo, e perché siete così investi? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Egli dissero: le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute tutte queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro, non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture che le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovevano andare oltre, come se lui doveva andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come egli si trovavano a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo aver spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva la scrittura? E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con lui e riuniti. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto, ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute per loro per la via e come lo avevano riconosciuto quando spezzò il pane. Mi ha colpito fortemente quando sono entrato, stavo guardando la galleria, questo passaggio della scrittura. La Bibbia dice: come ardeva, lo riconobbero. Poi quando riconobbero Gesù, dice: non ardeva il nostro cuore, per meglio dire non batteva forte il nostro cuore mentre egli per la via ci parlava delle scritture. E poi una cosa molto bella, che i discepoli
malgrado conoscevano Gesù, si erano subito dimenticati di Gesù. E c'è dovuto essere una parola specifica e un'azione specifica perché gli occhi dei discepoli si aprissero e riconoscessero Gesù. Sapete perché vi dico questo? Perché ho sentito una forte compassione quando sono entrato in questo luogo. Tante volte noi guardiamo le persone e magari ci scappa qualche critica, ma come sono le persone? Ma perché non riescono a capire che Gesù li ama? Ma perché le persone non vengono in chiesa? Ma perché le persone non ascoltano la parola? Tante volte ci facciamo tanti ragionamenti. Ebbene, questi discepoli avevano sentito parlare di Gesù, avevano visto Gesù, ma non l'avevano riconosciuto. E quando si mise a tavola, la Bibbia dice che Gesù si mise a tavola con loro e Gesù spezzò il pane, lo benedisse, lo distribuì, solo allora riconobbero che erano Gesù. E rifletterono loro dicendo, ma mentre camminavamo per la via, non ardeva il nostro cuore mentre lui ci apriva le scritture e ci parlava? Però noi dobbiamo prestare attenzione, perché le persone hanno bisogno che i loro occhi vengano aperti. Non critichiamo le persone se in questo momento non arrivano alla salvezza, se in questo momento non vediamo le masse che tutti quanti desideriamo che arrivino alla salvezza, perché hanno bisogno che i loro occhi si possano aprire. E tante volte vediamo già in quelli della Chiesa che gli occhi sono chiusi e che non riescono a vedere le cose grandi che Dio vuole fare, le cose meravigliose che Dio ha pronte. E tante volte siamo noi stessi che non riconosciamo Gesù. Pensate un attimino a quelli che ancora non conoscono Gesù, che hanno i loro occhi solo ciechi e non riescono a vedere. E credo che questo è il tempo dove lo Spirito Santo vuole realmente aprire gli occhi delle persone, perché possano vedere che l'unica speranza per l'umanità, l'unica certezza per l'umanità è Cristo Gesù e non c'è nessun altro, perché la Bibbia dice non è stato dato nessun altro nome a questo mondo che è sotto il cielo per mezzo del quale si può ricevere salvezza. L'unico nome, l'unica persona per mezzo del quale si può ricevere salvezza è Cristo Gesù. E io credo fortemente, ragazzi, che è qualcosa che sono stato impattato quando sono entrato. Ho sentito fortemente nel mio cuore una compassione e credo che la Chiesa dovrebbe mobilitarsi veramente per predicare Cristo Gesù. Più non posso, significa faccio di tutto per predicare e per far conoscere Gesù alle persone, perché gli occhi delle persone siano aperti e che possano incontrare il Re di Gloria. Le persone hanno bisogno che vengano rimossi dei veli davanti ai loro occhi perché possano incontrare Gesù. Oh, quanto mi piace, mi ha sconvolto questa parola. Dice che loro camminavano mesti di aspetto, erano tristi. E Gesù gli disse, di che cosa parlate tra di voi? E quasi quasi loro criticavano, dice, ma solo tu non sai quello che sta accadendo a Gerusalemme? Ma solo tu non sai quello che è accaduto? Noi ci aspettavamo che lui era il profeta, colui che doveva risolvere la situazione, e colui che doveva portare la risposta, lui era potente in opera, in parole. Dice, solo tu non sai questo. E Gesù camminava con loro e la Bibbia dice che egli iniziò da Mosè fino alla morte e alla resurrezione di Gesù, spiegando loro le scritture. E mentre Gesù camminava con loro, loro si accorgevano che il loro cuore batteva forte. Un'altra versione dice sobbalzava il loro cuore, quindi batteva forte, sentivano che mentre Gesù spiegava loro la parola il loro cuore batteva, il loro petto batteva forte. Ma si accorsero che era Gesù quando lui prese il pane, lo alzò al cielo, lo benedisse, lo spezzò e lo distribuì, loro si accorsero che era Gesù, perché nessuno
faceva questo, aveva questa riconoscenza verso Dio, ma solo Gesù era un segno, lo stesso segno di quando Gesù prima di morire nell'ultima cena spezzò il pane, lo distribuì, disse: prendete, questo è il mio corpo che ho offerto in sacrificio per tutti voi. Lo stesso modo loro credo che lo riconoscevano per quando Gesù prese quei pochi pani, quei pochi pesci, li alzò e gli disse: Padre, grazie perché tu mi esaudisci sempre. E poi disse ai discepoli: iniziate a distribuire. Io credo che lo Spirito Santo vuole aprire occhi in questo tempo, perché le persone possano riconoscere Gesù. D'altronde, non so se tu ti ricordi che quando ci sono persone che sono nate in una famiglia cristiana, qua, una persona, due persone che sono nate in una famiglia cristiana, anche cristiana, due, tre persone, la maggior parte, una buona parte, ma la maggior parte delle persone non sono nate in una famiglia cristiana. E ricordo io una cosa, ricordo che mio papà aveva un negozio di generi alimentari e c'era un signore che forniva a mio padre dei detersivi, e lui era un evangelico e tutte le volte che lui veniva a consegnare la merce a mio papà, lui in qualche modo apriva sempre discorsi per parlare di Gesù a mio papà. E ricordo, io ero un ragazzino, ero molto piccolo, potevo avere 14 anni, 13 anni, lui parlava ma non riusciva a comprendere quello che lui diceva. Anche mio papà si fermava, lo ascoltava, ma non riusciva a comprendere. Anche mia mamma, non riuscivamo a comprendere quello che lui diceva. Perché? Perché spiritualmente avevamo gli occhi chiusi e avevamo le orecchie chiuse e non potevamo comprendere il messaggio che lui ci dava. Però io ricordo ancora, non capivo tutti i discorsi, non capivo l'evangelizzazione che lui stava facendo, ma mi ricordavo che lui comunque con amore e con fedeltà, tutte le volte che veniva, ci parlava sempre di Gesù. E noi lo riconoscevamo per l'evangelista, questo è un evangelista, e lo criticavamo. Qualche volta abbiamo parlato male di lui, qualche volta ci piaceva, mio papà vedevo che ci piaceva ascoltarlo, ma quando se ne andava poi magari aveva qualche parola di critica. Perché? Perché c'erano delle bende nei nostri occhi e non potevamo comprendere il messaggio che lui ci stava dando. Ma il giorno in cui, che io parlo per me, lo Spirito Santo ha rimosso quel velo davanti ai miei occhi, ha rimosso quelle cataratte di cui la Bibbia parla, che non ci fanno vedere chiaramente, là c'è stata la rivelazione di chi è il Cristo, chi è Gesù nella nostra vita. Ringrazio Dio per averlo conosciuto. E così io credo che la Chiesa deve pregare per tante persone che hanno gli occhi chiusi. Sicuramente tante, io sono felice che Dio mi abbia messo qua, credetemi, ve lo dico con tutto il cuore. Perché credo che è una missione questa, è una testimonianza, è un punto di riferimento, perché tante persone verranno alla conoscenza dell'Evangelo. E io non credo che dovremmo aprire solo una radio, credo che dovremmo aprire una televisione che costantemente 24 ore al giorno si dovrà, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, predicare la parola di Dio e parlare di Gesù alle persone. E anche se non vediamo i risultati, possiamo parlare alle pietre, possiamo parlare alla città, possiamo parlare ai palazzi, e i palazzi stessi udranno la parola di Gesù. Gloria a Dio. Sento forte compassione questa sera. Non mi nascondo, mi viene pure da piangere. Quante persone ci sono che ancora non conoscono Cristo Gesù? Quante persone ci sono ancora che hanno da ereditare la salvezza? Chissà quante persone stanno camminando dentro questo centro commerciale.
facciamo, forse stanno avendo pensieri di suicidio, forse già hanno pensato, forse non vogliono farlo, forse qualcuno vuole lasciare la moglie, forse qualcuno vuole lasciare il marito, forse qualcuno è incinta, qualche donna è incinta e sta pensando di abortire. Pensate un attimino in mezzo a questa tanta gente che c'è qua, quante problematiche ci sono. E tutte queste problematiche queste persone li potrebbero risolvere aprendo il cuore a Cristo Gesù, come un giorno abbiamo fatto anche noi. Vogliamo pregare prima di iniziare a parlare, che lo Spirito Santo apra gli occhi delle persone. Padre Santo, Signore, noi questa sera vogliamo accordarci con la tua volontà e ti chiediamo, Spirito Santo, questa sera che tu apri gli occhi delle persone perché possano vedere realmente, Signore, che l'unica persona che può soddisfare i propri bisogni, che l'unica persona che può cambiare la propria vita è Cristo Gesù. Spirito Santo, io ti chiedo, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle questa sera, di aprire gli occhi di tutte quelle persone che sono cieche, tutte quelle persone che non vedono, tutte quelle persone che hanno delle cataratte negli occhi, che non riescono a vedere. Io ti chiedo, Spirito Santo, apri gli occhi di questa persona perché possano vedere Cristo Gesù, possano incontrare, proprio come i discepoli sulla via di Emmaus non riconobbero Gesù, fin tanto che Gesù non spezzò il pane. E io ti chiedo, Spirito Santo, che ogni persona possa fare un incontro con Gesù, proprio quando Gesù si mise a tavola con loro. La tavola ci parla di intimità, la tavola ci parla di luogo dove le famiglie si incontrano. E io ti chiedo, Spirito Santo, questa sera, che tu possa aprire gli occhi di queste migliaia di persone che giornalmente transitano, Signore, dentro questo centro commerciale. Ti preghiamo per la città di Udine, ti preghiamo per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Oh Spirito Santo, io ti prego per tutte quelle persone che vivono in questo territorio. Signore, apri i loro occhi spirituali perché possano vedere che l'unica via, che l'unica verità, l'unica speranza di salvezza è Cristo Gesù, il Signore, il Figlio di Dio. Oh, ti prego, Spirito Santo, in questo tempo molto difficoltoso, in questo tempo dove le persone sono sempre più stabili, dove le persone sono sempre più sofferenti, dove le persone sono sempre meno speranzose, io ti prego, Spirito Santo, che tu apri gli occhi delle persone affinché possano riconoscere Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Ti ringrazio, Spirito Santo. Noi come Chiesa, Signore, vogliamo benedire questo luogo, vogliamo benedire, Signore, ti chiediamo che miriadi di angeli possano accampati in questo luogo, in questo centro commerciale. Oh, ti chiedo, Spirito Santo, che i tuoi angeli possano toccare queste migliaia di persone che sono dentro questo centro commerciale, nel nome del Signore Gesù Cristo, che bambini vengono toccati, che matrimoni vengono toccati, che giovani vengono toccati, nel nome potente del Signore Gesù. E Padre, ti chiediamo, Signore, anche di benedire il proprietario di questo centro commerciale per la possibilità che ti sta dando di Signore, affinché tu ti possa manifestare in questo luogo, affinché le persone possano conoscere, Signore, in questo luogo che c'è una chiesa, che c'è la possibilità di ereditare la salvezza per mezzo della predicazione della parola, per mezzo di Gesù. Oh Spirito Santo, ti chiedo che possa accadere qualcosa di straordinario, Signore, un tuo movimento in questo territorio, nel nome di Gesù ti chiediamo, Spirito Santo. Muoviti, muoviti, Signore. Noi facciamo la nostra parte, ma la parte più importante, Spirito Santo, la fai tu. E ti chiedo che ciascuno di noi possa essere motivato da un santo timore. Signore, che non possiamo perdere tempo per cose vane, per cose futili. Signore, ma che possiamo, Signore, sfruttare al massimo il tempo che tu ci doni di stare sulla terra, con l'unico obiettivo portare l'amore di Dio alle persone, portare Cristo Gesù alle persone. Io ti prego, Signore, anche per la Chiesa,
per una nuova attivazione nella Chiesa, per un nuovo amore per la parola nella Chiesa, Signore, per tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle, che sappiamo stabilire delle giuste, ma soprattutto delle sante priorità nella nostra vita e che possiamo investire, Signore, il tempo per far conoscere Gesù, che possiamo essere dei veri messaggeri, Signore, in questa terra, dei veri, Signore, pionieri in questa terra, dei veri, Signore, apostoli in questa terra, dei veri profeti, Signore, in questa terra, dei veri evangelisti su questa terra. Nel nome di Gesù ti chiediamo tutto questo, Padre, e grazie, grazie perché noi vedremo cose grandi che tu farai e le farai, Signore, attraverso anche la nostra vita. Noi vogliamo essere collaboratori tuoi, Spirito Santo, perché tu possa fare tutto ciò che tu desideri fare in questo tempo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio è buono. Devo fare meno ritiri spirituali. Ci siete? Sì. Io non potete lo scambio, io l'ho fissato. No. Questo è quello che ho sentito io quando sono entrato. Sento, e ancora tuttora sento una compassione incredibile. Direi, non so perché, non posso dirlo perché credo che lo Spirito, non era una cosa che minimamente pensavo, ma credo che queste sono le compassioni di Dio che vuole mettere nella Chiesa per tutte quelle persone che ancora non lo conoscono. Pensa un attimino se anche tu non avessi conosciuto Gesù, dove saresti? Non c'ero. Pensa che anche tu, se non avessi conosciuto Gesù, e pensa che Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. Quanti hanno un account Facebook o Instagram o... Ce l'avete? Tutti, alzate la mano tutti voi. E lo usate per evangelizzare? Perché avete abbassato la mano? Significa che non lo usate per evangelizzare. Sapete che tutti quanti noi credo che dovremmo avere degli account su tutti i social possibili e immaginabili. Tutti quelli che esistono, e usarli per condividere la parola di Dio, per seminare, per gettare il seme anche nei social, per predicare la parola di Dio, perché tu non sai quante persone oggi sono sui social, soprattutto la sera, che stanno là a guardare tutto quello che c'è per farsi compagnia. E che ne sai tu se un tuo messaggio possa arrivare al cuore di una persona e possa cambiare la vita di quella persona? Che ne sai tu? Però quello che Dio ci chiama, io credo che se Gesù fosse in questo tempo vivente tra di noi, lui avrebbe tutti i profili su tutti i social, avrebbe il migliore smartphone, cioè siamo arrivati al 14, il 15, un punto più avanti perché sia il migliore iPhone, il migliore dispositivo più veloce per mandare sempre messaggi, e avrebbe usato lui WhatsApp, Telegram, Messenger per mandare messaggi a tutte le persone, non ai suoi amici, non a chiunque. Lui avrebbe mandato sicuramente messaggi per incoraggiare le persone, per dare speranza alle persone. E se questo Gesù l'avrebbe fatto, se Gesù lo faceva camminando a piedi e andando di città in città, villaggio in villaggio, quanto più dovremmo farlo noi, stando fermi, ma avendo un dispositivo, e possiamo arrivare con un dispositivo anche in America. Pubblichi un messaggio adesso e subito lo vedo in America, o in Australia, o in Brasile, o in Africa. Pensa un attimino cosa
accadrà se tutta quanta la Chiesa usasse questi mezzi per predicare la parola di Dio, o per far conoscere tutte le attività che la Chiesa svolge, o per mettere predicazione. Sapete che ciascuno di noi dovrebbe turnarsi nella Chiesa. Parliamo di quello, lasciamo stare il messaggio di che abbiamo preparato, sì. Se tutti quanti nella Chiesa ci prendessimo del tempo e ci preparassimo una piccola meditazione di 10 minuti, e a turnazione lasceremo Facebook aperto 24 ore al giorno per predicare 10 minuti ciascuno. Finisce uno e inizia un altro, finisce uno e inizia un altro, finisce quello per incoraggiare e arriva il profetico, finisce il profetico e arriva l'evangelista, finisce l'evangelista e arriva il pastore che con quel cuore pastorale per incoraggiare le persone, e arriva il giovane che predica i giovani, arriva la coppia che predica la famiglia, arriva l'anziano che predica gli anziani, arriva quello che suona la chitarra e inizia a fare a stimpellare con la chitarra, poi arriva quello che canta. Pensate un attimino, ognuno di noi in piccola parte, proporzionalmente, ognuno di noi piano piano, 10 minuti ciascuno, potremmo riempire tutta la settimana per benedire le persone e tenere un canale aperto tu 24 ore al giorno per seminare la parola di Dio. Pensate un attimino cosa succederebbe. Però ho vergogna. Facciamo. Stai attenta perché io ho tutti i dispositivi pronti. Okay. E possiamo iniziare. Guarda, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Già copriremo mezza giornata. E la notte, anziché di non fare niente, è il tuo turno, entri sul canale e ti prepari la tua meditazione. La mattina prima di andare a lavorare hai già la meditazione pronta ed entri tu. Pensa un attimino cosa accadrebbe. E come la parola di Dio correrebbe le persone, sapendo che in qualsiasi ora del giorno c'è un canale aperto dove si predica la parola di Dio, le persone in un momento X aprono e subito c'è una voce, la voce di Dio che si muove attraverso i suoi figli, attraverso la Chiesa. E pensa un attimino, uno, sogniamo, uno che sta per buttarsi dal ponte, e prima di buttarsi dal ponte dice: no, voglio scrivere un messaggio su Facebook e far conoscere i miei amici, basta che la faccio finita. E giusto giusto prendo Facebook e trovo una predicazione che sta parlando: non fare quello che hai messo, il diavolo ti ha messo nella testa. E quello inizia ad ascoltare la predicazione, inizia a rimanere là, e intanto è sull'orlo di buttarsi, ma non ce la fa perché la predicazione è più potente, e rientra in sé. Pensa un attimino cosa potrebbe accadere. Ognuno di noi sulla terra ha una parte. Sapete, noi siamo qua, sprechiamo tanto, ma tanto tempo inutilmente. Però bruciamo. Sapete che Dio ha stabilito quando noi nasciamo e Dio ha stabilito quando noi dovremmo lasciare la terra. E in questo arco di tempo noi dobbiamo sfruttare al massimo il tempo che abbiamo. E Gesù lo sapeva benissimo. Quando lui è arrivato sulla terra, qual era la sua missione? Qual era il tempo suo? La Bibbia dice: io sono venuto per compiere l'opera del Padre. Io conosco il tempo. Gesù conosceva il tempo quando era arrivato il suo tempo. Anche l'Apostolo Paolo conosceva il tempo quando doveva andare via. E lui sfruttava tutto il tempo, lo utilizzava nel modo corretto. Io credo che ognuno di noi debba utilizzare il tempo nel modo corretto e debba sfruttare al massimo il tempo che abbiamo qua sulla terra. Amen? Non ti vedo tanto convinto. Ognuno di noi non deve bruciare del tempo inutilmente, ma deve sfruttare al massimo il tempo che abbiamo qua sulla terra. Tu non sai se domani sarai ancora qua sulla terra. Qualcuno può dire: no, io domani ci sarò, o io l'anno prossimo ci sarò. Qualcuno ha questa sicurezza che dirà: io fra 10 anni ci sarò, io fra 20 anni ci sarò.
Nessuno di noi ha questa sicurezza. E io credo che ognuno di noi debba vivere come se fosse l'ultimo istante. E quindi ho gli ultimi 5 minuti di vita e devo far conoscere a tutti quello che Gesù ha fatto nella mia vita e quello che Gesù vuole fare nella mia vita. Ho gli ultimi 5 minuti di vita qua sulla terra. Prima che vado via devo far conoscere a tutti quello che Gesù ha fatto nella mia vita e quello che Gesù vuole fare nella vita degli altri. Amen. Cosa faresti tu? Aspetteresti là gli ultimi 5, 4 e mezzo, 4 e 29, 4 e 28. Cosa faresti? Intanto dici: Signore, perdonami per tutto quello che ho fatto, per il tempo sprecato, per le cose inutili che ho fatto. Ti chiedo perdono per non averti servito, per non aver risposto pienamente alla chiamata. E poi io credo che la cosa più importante è che credo che dovremmo bene avere in mente, vi ricordate quell'episodio del ricco e il mendicante? L'avete letto la Bibbia, ve la ricordate ancora? Che c'era uno che se la spassava, la Bibbia dice, tutto firmato, Giorgio Armani, tutto ben vestito, tutte le scarpe che costavano, quelli comprati in via Monte Napoleone, 2000 euro di scarpe, tutto firmato, fazzolettino sulla giacca, tutto palestrato, se la godeva, scendeva, si metteva sul suo Ferrari testa rossa, tutto che sdobbava i poveri, che siete poveri così, e se la godeva. Ma è arrivato un bel momento che lui è morto e la Bibbia dice che lui è andato in un posto nell'inferno dove bruciava e aveva riconosciuto uno che era dall'altro lato, che era un mendicante che aveva incontrato per strada, uno che desiderava mangiare le briciole ma si manteneva in modo molto integro, non voleva scendere a compromesso. E uno si trovava all'inferno, uno si trovava nel seno di Abramo. E quello che era all'inferno diceva: ehi, comandami di venire, vieni qua, vieni qua. Ma la Bibbia dice che quelli che erano nell'inferno da un lato non potevano passare dall'altro lato, né tantomeno quelli che erano da un lato potevano passare da un altro lato, perché c'era un grande vuoto, così quelli di un lato non potevano passare dall'altro lato e viceversa. E il ricco, quando si trovò là, gli disse: padre Abramo, manda qualcuno a casa mia da che avverta severamente i miei fratelli che si ravvedano. Vi ricordate questa storia? Dice: manda qualcuno a casa da mio padre, perché ho 5 fratelli, e comanda loro che si ravvedano e che non vengano in questo luogo di tormento. Sapete, noi ogni tanto dimentichiamo quello che Gesù ci dice nella parola. Però tu forse non sei all'inferno, ma tu e io abbiamo la responsabilità di conoscere queste storie, e queste storie ci parlano che noi siamo delle sentinelle e che dobbiamo far conoscere alle persone che, mentre hanno la possibilità, devono fare una scelta qua sulla terra. E se andate a leggere la storia, quest'uomo, questo ricco che era morto, dice: mandali da mio padre, avverti i miei fratelli severamente. Non dice: fai un bel discorso. Così queste storie ci incoraggiano, ci scuotono, che noi dobbiamo parlare di Gesù alle persone, dobbiamo far conoscere Cristo alle persone, dobbiamo portare l'amore di Dio alle persone, far conoscere che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. È un compito nostro, fratello. Tutti quanti noi abbiamo il compito di evangelizzare. Smontiamo dalla nostra mente la cultura chiesana, che ci riuniamo nella chiesa. È bello stare tra fratelli, è meraviglioso. Noi siamo stati in un ritiro spirituale, come stamattina raccontavamo, molto bello. Però noi siamo dovuti andare via,
Era stato bello domenica in prima fila ascoltare l'apostolo che predicava. Che bella predicazione. Seduti senza faticare, senza sforzarti nel preparare il messaggio. Stavi là seduto comodamente, tutti ci apprezzavano. È stato bello, l'apostolo di vedere veniva vicino e dire, era bello. Ma è arrivato il tempo dove abbiamo dovuto lasciare i fratelli per servire il Signore. E c'è un tempo per ogni cosa, la Bibbia dice. Un tempo per seminare e un tempo per raccogliere. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per ricevere e c'è un tempo per dare. E io credo che questo è il tempo di dare. Amen? Amen. Questo è il tempo dove noi dobbiamo dare, portare l'amore di Dio alle persone. Questo è il tempo dove noi dobbiamo comunicare. Ecco, il titolo dell'insegnamento era rafforzando la comunicazione in famiglia. E credo che dobbiamo rafforzare il comunicare Gesù alle persone. Questo è il tempo dove benediciamo questi ragazzi che stanno, questi fratelli che stanno evangelizzando e stanno approcciando le persone fuori. Credo che tutti quanti noi dovremmo avere delle t-shirt, delle maglie, delle felpe, dove dovremmo camminare approcciando tutti i giorni dentro questo centro commerciale, approcciando delle persone e in qualsiasi angolo esserci noi per incoraggiare, per pregare, per sostenere, per esortare le persone, per fare regali alle persone, per dare bigliettini, per dare l'Evangelo alle persone, per indirizzare le persone verso un canale. Guarda, non ci, quando sei a casa tua, guarda, perché mentre noi siamo qua c'è una trasmissione, ci sono dei canti, oppure vieni a trovarci qua, o vieni a trovarci là, o vieni a trovarci là. Sapete che responsabilità che noi abbiamo? Perché la Bibbia dice: a chi più è stato dato, più sarà richiesto. Noi abbiamo, per grazia di Dio, tre punti dove le persone ci possono venire a trovare. Tutti i giorni, dice la domenica mattina il negozio è chiuso. Siamo a Campofornico. Ma Campofornico di pomeriggio è chiuso. Siamo qua dentro il centro commerciale. Ma domani è lunedì, dove vi posso venire a trovare? Siamo dentro il centro commerciale. E se io dicessi alla Chiesa, facessi un sondaggio alla Chiesa, e direi, ma tu sai tutte le attività che svolge la Chiesa quali sono? Ma non sei nel profilo, non sei nel gruppo di WhatsApp? Sì, però oggi, no, questa settimana non l'ho letto. E la scorsa settimana sai cosa c'era? Cosa c'era? Neanche la scorsa settimana. Ah, no, mi si è guastato il telefono. E se ti dicessi, tu sai l'indirizzo dove si trova il Gospel Center a Campofornico? Aspetta, chiama il pastore io. Tu sai l'email, se devi dare l'email, se qualcuno vuole scrivere alla Chiesa, tu sai l'email del Gospel Center? Il numero di telefono lo sai, dove recapitare se hai bisogno del tuo responsabile? Aspetta che vado a guardare, aspetta, lo chiedo a un fratello, aspetta, chiama il pastore. Sai che tu devi essere informato di tutto e di più, di tutte le attività che la Chiesa svolge, tutti gli orari di apertura del negozio, quando ci troviamo qua, quali sono i giorni che ci troviamo qua, quali sono i giorni di apertura del negozio, gli orari, quali sono l'email del negozio, qual è l'email della Chiesa, qual è il numero di telefono, i servizi che facciamo, chi sono i responsabili. Perché tu ti puoi trovare davanti a delle persone dove le persone ti diranno dove siete, in quale via siete. Aspettavando un messaggio al pastore. Aspetta, chiedo a mia moglie, chiedo a mio fratello, chiedo a mio marito, e le persone dicono, ma tu conosci la tua chiesa? E le persone ti diranno, ma tu conosci la tua chiesa? Ma tu fai parte della chiesa? Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello e devi dire così e così, ma tu non sei convinto di dove sei? Non voglio mettermi in difficoltà, ma mi sto preparando
perché lo Spirito Santo vi vuole usare. E tu devi sapere a memoria l'indirizzo del Gospel Center di Campofolmine, l'indirizzo di qua. Cioè siamo nel locale al Città Fiera, sì, ma dove? È al primo piano. Tu devi sapere che qua siamo al primo piano del Città Fiera, nell'area viola. Qua siamo nell'area viola, lo devi dire a me? È viola, di là è rosa. Hai visto che non sai? Hai visto? Hai visto che non lo sai? C'è un negozio dove l'avete? È la Città Fiera. Dove? Vicino al carte. Cioè, ma io sono venuto vicino al carte e c'era la pizzeria 033. Non vi ho trovato. Allora devi sapere dove si trova il negozio del Gospel Center. Primo piano, area viola, area rosa, il negozio. Primo piano, area rosa, di fronte al Mega Intersport, a fianco al Mega Intersport, e di fronte a fianco Miero, proprio lo stesso, c'è anche l'Intersport. Cioè, ma dove avete il locale dove fate il culto? A Città Fiera, al primo piano, area viola, a fianco al Dental, dove c'è il KFC, dove ci sono i giochi, e già porti la persona là. Cioè, ma com'è il locale? Com'è composto? Aspetta, com'è? C'è una vetrina. Devi sapere con la vetrina, devi fare il percorso alle persone. Tu entri dall'ingresso principale, sali la rampa, fai 100 metri, vedi che c'è il KFC, cammini un po' più avanti di fronte, c'è una grande vetrina, ecco, noi siamo là. Quella si chiama area viola del primo piano, al primo piano. Cioè non è la parte nuova o la parte vecchia? È la parte vecchia. Cioè subito input alle persone. E le persone ti diranno, e poi se per caso che non posso venire domenica, dove ti posso venire a trovare? Beh, sai, vieni a trovare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ci sono sempre delle persone, dei volontari che stanno al negozio, dove in tutte le ore, dalle 9:30 all'1 trovi qualcuno, e poi dalle 3 alle 19:30 trovi qualcuno, sempre pronta ad incoraggiarti, pronta ad accoglierti, pronta col sorriso, pronta ad offrirti il caffè, trovi una persona sempre diversa che è pronta a sostenerti. Dice, dove posso venire? Dove si trova? Devi venire nell'area nuova del centro commerciale a Città Fiera, al primo piano, area rosa, vedi che salendo le rampe ti trovi la Mega Intersport, cammini ancora 20 metri, c'è l'Unieuro, a fianco ci siamo noi. E c'è un abito da sposa con la sposa, che te lo regaliamo. E se per caso non ti posso venire durante la settimana, la domenica mattina dove siete? E dice, ci sono i mezzi, no, mezzi pubblici non ne arrivano, però se mi dici dove sei io ti faccio trovare là, ti prendo e ti porto io. Ma dove vi trovate? A Campofolmine? Dov'è Campofolmine? In Veneto? No, è in Friuli. E in che via siete? Via Principe di Udine numero 104, quando arrivi là, ti faccio vedere, tu cammini e non finisci via la Venezia, continui ancora la strada, passi il sottoponte, ti metti sulla Pontebbana, fai 3 km e 200 metri, sulla sinistra c'è la Scania, a fianco alla Scania ci siamo noi. Le persone dicono, wow, ma tu vivi la Chiesa perché sei informato, o sei informato, hai tutte le notizie, hai tutte le informazioni della Chiesa. Come si chiama il tuo pastore? Chi è la moglie del tuo pastore? Quanti membri siete in chiesa? Chi è che suona e quando il pastore manca chi predica? E quando la moglie del pastore che canta non c'è chi canta? Dici so di quante persone è formato il gruppo? 1, 2, 3, 4. Come si chiama? E quella dice, guarda che io già ho visto il video, sono 8 persone. Quali progetti avete per la Chiesa? Non lo so, il pastore lo sa. Sapete perché vi dico queste cose? Perché ricordo una volta una sorella, dopo
aver insegnato, predicato che dobbiamo evangelizzare, dobbiamo conquistare le persone per Gesù e tutto, ma dice, pastore, ma io non ho capito, ma qual è la direzione della Chiesa? Scusami. Non sapeva qual era la visione della Chiesa. Dopo tante predicazioni che dobbiamo evangelizzare le persone, lei non sa la visione della Chiesa. Ho detto, scusa, ma guarda che la visione della Chiesa, dove noi stiamo andando, è che dobbiamo conquistare le persone per Gesù. Perché dalle predicazioni significa che lei non intuiva, perché non soltanto aveva gli occhi chiusi, ma aveva anche le orecchie chiuse. Sai, tu devi conoscere qual è la visione della Chiesa, devi sapere tutte le informazioni della Chiesa, come funziona la Chiesa. Qualcuno dice, ma i soldi nelle offerte chi se li prende? Il pastore. Alcuni non sanno come vengono gestite le finanze della Chiesa, alcuni non sanno quanto stanze abbiamo nei locali del Gospel Center dove accogliamo i bambini, alcuni non sanno come, qual è, se così si può chiamare, il programma della Chiesa prima che una persona viene inserita in un servizio. Alcuni per esempio non sanno chi può stare con i bambini e chi non può stare, per esempio alcuni non sanno che un uomo soltanto non lo lasciamo con i bambini da solo, ma devono essere a coppia. Una donna la lasciamo, ma un uomo non lo lasciamo con i bambini da solo. Li facciamo andare a coppia. Perché? Per prevenzione. Ma alcuni nella Chiesa ancora neanche sanno questo. E quando noi, tutti quanti noi, dobbiamo essere preparati e informati per far conoscere alle persone chi è la Chiesa, cosa facciamo, qual è la visione della Chiesa. Quando qualcuno ti domanda, ma perché siete nel centro commerciale e quanto pagate? Oh, noi non paghiamo niente, ma c'è qualcuno che ha pagato per noi e che sta pagando per noi. E quindi cosa accade? Che tu sai tutto perché siamo qua, come siamo arrivati qua, qual è lo scopo e l'obiettivo perché siamo qua. Non è di avere una bella vetrina, non è quella di avere due locali, ma l'obiettivo è far conoscere Gesù alle persone, predicare al pavimento, al tetto, alle vetrine. Perché se le persone non dovessero ascoltare, ascoltano le vetrine e le pietre grideranno, la Bibbia dice, le piastrelle grideranno. Ci siete, Chiesa? Quindi lo facciamo sto programma, iniziamo. Amen. Noi il venerdì mattina con alcuni fratelli già li sto incoraggiando, lo stiamo facendo. È proprio la persona più timida, cioè un Pedro che si nasconde, sprofonda, è come Fantozzi che scivola piano piano sotto le sedie, come dire, così non mi vede nessuno. Cioè è un miracolo che Pietro si mette davanti allo schermo e che apre la bocca. Poi dice, Dio non fa miracolo. Non è vero che Dio non fa miracolo. È molto semplice. C'è un maestro, c'è l'allievo che ti accompagna, e poi arrivando a un certo punto il maestro va via e resta l'allievo che deve formare altri allievi. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è solo uno: portare l'amore di Dio alle persone, far arrivare il messaggio di Cristo alle persone. E dobbiamo prestare attenzione alla parola. Non facciamo come fece Maria, come fecero le sorelle che seguivano Gesù, non facciamo come i discepoli sulla via del Maus, che subito dopo dimentichiamo la parola, che subito dopo dimentichiamo quello che Gesù ci ha detto. Perché accade anche a noi così. Ascoltiamo la parola e subito dopo la dimentichiamo. Lo Spirito Santo ci parla e subito dopo lo dimentichiamo. E c'è bisogno di un incontro continuo con Gesù, con lo Spirito Santo, c'è bisogno di una comunione continua perché lo Spirito Santo ci possa ricordare qual è la missione che Dio ci ha affidato. Amen? E dobbiamo farlo tutti quanti noi. Amen? Amen. Adesso ci alziamo, preghiamo. Dopo, per favore, chiudete la sala cinesca così non esce nessuno, chiudete la serranda e dopodiché ci prepariamo. Dove stai andando?
Ci prepariamo e tutti quanti noi un messaggio di un minuto ciascuno. Evangelizziamo, facciamo un video di un minuto ciascuno. Va bene, va bene. Adesso dobbiamo far conoscere alle persone. Guarda la faccia di Francesca. Anche 30 secondi. Tutti quanti noi abbiamo una parola da dare. Tutti quanti noi, una parola. Crediamo che quella parola benedirà la vita delle persone. Deve andare con questa convinzione. Gesù annichilì se stesso, abbassò se stesso. Significa che Gesù si riduce a nulla, pur di buonasera benvenuta. Gesù abbassò se stesso per poter benedire le persone. Dio si è privato del suo unigenito figliolo Gesù Cristo per poter benedire la nostra vita. Allora noi non dobbiamo guardare, ma non sono capace. Non ti preoccupare. Ricordo un fratello che è andato in cielo, è ritornato a casa, l'ultima predicazione che ha fatto l'apostolo l'aveva incaricato per predicare e lui non si sentiva capace di predicare in chiesa e lui raccontava la sua testimonianza che lo Spirito Santo gli aveva detto: non ti preoccupare perché devi predicare tu solo, io ti aiuterò a predicare. E così io ti voglio incoraggiare che la nostra vita non siamo noi, ma lo Spirito Santo che in quel momento la Bibbia dice: io ti metterò le parole giuste nella tua bocca e non sarai tu a parlare, ma sarà lo Spirito Santo a parlare attraverso di te per benedire la vita delle persone. Noi non conosciamo cosa passa per la testa e per il cuore delle persone. Noi sono pronto, io sono pronto a rimetterci la faccia, purché le persone possano ricevere una parola di incoraggiamento, una parola di sostegno. Significa metterci la faccia, non sono capace, non sono abbastanza eloquente o non sono, come dire, ben disposto a stare dietro un video e davanti una videocamera, però sono pronto per il bene delle persone, sono pronto a fare una magra figura purché le persone possano essere benedette. Noi non dobbiamo guardare a noi stessi, certo ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere persone comunque preparate, dobbiamo essere persone spiritualmente pronte, consacrate, è giusto tutto quanto, però non dobbiamo vivere nella paura, né una bassa stima, né un'alta stima, ma un concetto, la Bibbia ci insegna che dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi, un concetto equilibrato, il concetto che ha Dio di noi stessi. Non dobbiamo essere come Geremia, non dobbiamo essere come Mosè, non dobbiamo essere come Gedeone che si sentivano inferiori, non capaci. Se Dio li ha scelti, se Dio ha scelto Mosè come liberatore per il popolo di Israele, perché Dio conosceva bene il cuore di Mosè. Se Dio ha scelto Gedeone per liberare il popolo, la tribù di Giuda dalla mano dei Madianiti, Dio conosceva bene Gedeone. E se Dio ha scelto Davide per liberare Israele dall'oppressione dei Filistei, Dio conosceva bene Davide. Dio conosce ognuno di noi e dobbiamo fidarci di Dio, non di noi stessi. Ok? Possiamo pregare? Alleluia. Padre, Signore, ti vogliamo ringraziare e benedire per la tua fedeltà, per la tua grazia, per il tuo amore. Grazie Spirito Santo per il dono della vita, grazie Spirito Santo per questo giorno, per questo pomeriggio, per questo insieme, grazie per come tu hai parlato alla nostra vita, grazie Padre per tutte le persone che sono passate, hanno ascoltato anche una sola parola o anche un solo canto o anche una sola strofa. Signore, noi ti chiediamo che la tua benedizione, la tua grazia, il tuo favore sia su ogni persona che questa sera ha ascoltato anche una sola parola. Nel nome di Gesù ti preghiamo per le loro vite, per le loro case, per le loro famiglie. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che, Signore, vivono in questo centro commerciale ogni giorno, per gli imprenditori, le commesse, per tutto il personale della direzione, per coloro che fanno le pulizie, per il proprietario di questo centro commerciale. Signore, noi vogliamo chiederti che la tua benedizione scenda
copiosa e abbondante sulle loro vite nel nome di Gesù. Ti preghiamo, Spirito Santo, di guarire i malati, ti chiediamo di guarire quelli che hanno il cuore spezzato, di fasciare le loro ferite, di guarire i matrimoni, di guarire, Signore, le malattie che sono sui corpi delle persone, nel nome del Signore Gesù Cristo. E ti chiediamo, Signore, anche per un'economia soprannaturale su questo centro commerciale, nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Per tutti gli imprenditori, per tutti gli industriali, per tutti i negozianti, ti chiediamo, Spirito Santo, che tu possa incoraggiare ogni imprenditore, ogni persona, Signore, che investe, che è negli affari, nel nome di Gesù, che nessuno si possa perdere d'anima in questo tempo così, Signore, strategico, in questo tempo di grande difficoltà. Io ti chiedo, Spirito Santo, questa sera, che la tua benedizione scenda sulla vita di ogni imprenditore, che possa ogni imprenditore, ogni commerciante prendere coraggio nel nome potente del Signore Gesù. Così ogni padre di famiglia, ti chiediamo, Signore, ogni madre, ogni persona che ha responsabilità a casa, possa prendere forza, possa prendere coraggio nel nome di Gesù. Amen e amen. E ti preghiamo, Signore, anche per questa persona che questa sera si trova in mezzo a noi. Signore, tu conosci il suo cuore, ti chiediamo che la tua meravigliosa benedizione, il tuo amore possa, Signore, scendere nella sua vita, nel suo cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ah, Dio è buono. Che meravigliosa presenza. Io sono stato benedetto questa sera, non so voi. Possiamo fare un canto prima che chiudiamo? Alleluia. Che canto facciamo? Vi siete intimiditi? Chiudiamo con un canto, dobbiamo chiudere allegramente, perché Dio è un Dio allegro. Oh, che gran giorno sarà! Il giorno che Gesù tornerà! Mi metto sempre in difficoltà, dovete essere sempre pronti. Dovete essere sempre pronti. Alleluia. Fate, secondo quello che lo Spirito Santo ispira al vostro cuore. Sentitevi liberi. Qualunque canto, l'importante è che cantiamo a Dio allegramente.